Welcome back da Max Black, siamo tornati su Resident Evil, eccoci nel secondo capitolo. Dopo essersi stati rapiti e qualcuno ci ha iniettato qualcosa, ci siamo risvegliati con un tale Luis Serra, di cui non sappiamo nulla, e privi di tutte le nostre armi e di tutti gli oggetti che avevamo trovato. Quindi, primo obiettivo di quest'oggi è ritrovare la nostra roba. Non abbiamo nemmeno coltelli. Niente, quindi. Ok. Cominciamo con la pianta verde. Molto utile. Non so se qui c'è qualcosa. In questo scaffale no. Ci hanno portato in una sorta di fogna. Non lo so, sì. Credo sia proprio una fogna. Qui c'è un cadavere. Ok, un coltello, molto buono. Possiamo usarlo, lo sappiamo benissimo come usarlo. Facciamo un po' di stealth. Ma non l'ha equipaggiato. Ah sì, l'ha equipaggiato. Facciamoci lo stealth. Cioè ora ce le sta spiegando le uccisioni furtive. Non credo, diciamo, che possano essere così utili le uccisioni stealth. A meno che non dobbiamo fare in queste missioni dove rimaniamo disarmati. Che alla fine, fino adesso un po' di. Ok, ci hanno visto. Sì, tutto. Non ci provare. E ci ridà sempre piantine. Credo che qui bisognava comunque farlo per forza, questa parte. Ci doveva scoprire per forza, volevo dire. No, che palle ste cose. Ma sento qualcuno che si lamenta. Saltiamo dalla finestra. Vediamo se. Riusciamo a farlo pure stealth a questo? No. Ah, ok, anche se lo cogliamo così di sorpresa, allora lo possiamo fare. Molto bene. Controlliamo sempre. Cosa serve questo? Ok, facendo questa parte a tempo sono riuscito a recuperare praticamente tutto, ho recuperato. Queste le lasciamo, questo coltello si sta rompendo, vabbè. Pistola, ok. Qui non trovo qualche chiave, sarà per qualche segreto sicuramente. Questa parte, straniero. Lo strega. Chi è quello? Questo è un grande personaggio, signori. Qui stiamo facendo la storia. Ok, questo qui è il mercante. Con questo dobbiamo eliminare qui i ratti. Beh, questa è una cosa che faremo in Benvenuto. seguito. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ho delle rarità da Vediamo. offrirti, straniero.
Lancia. Lancia frecce. Fucile da cecchino. Una scelta facile, amico. Progetto frecce, cosa fa? Perché non provi una nuova arma, straniero? Potrebbe salvarti la vita. L'estensione valigetta potrebbe essere buona, però qui vedo. Puoi vendermi qualsiasi cosa, più o meno. Ma pure questa cosa non cavolo me ne frega. Vendiamogli un po' di situazione. Ascolta, monta questi splendori su un tesoro e il prezzo diventerà più alto qui mi dice... della somma delle sue parti. Sono indeciso. Grazie. Vabbè. Abbiamo 34.000, possiamo anche potenziare la pistola. La pistola 10.000 per potenziare. Se speri di sopravvivere lì fuori, devi potenziare la tua attrezzatura. Pistola 9.000. Velocità di ricarica, cadenza tiro. Allora, dopo un passaggio rapido dal mercante, questa è la mia nuova modalità. Pistola, fucile e fucile da cecchino. Vediamo come ci muoviamo. Ma qui per andare avanti serve lo stemma. Andiamo a cercarlo. Dove sono finito? Dove cavolo sono? Ah, eccolo. Mi sembrerebbe lì dall'alto. Ho aumentato un po' la pistola come potenza. E qui è possibile cecchinare. Avevo visto una... Vabbè, intanto scendiamo, vediamo cosa troviamo. Qui è proprio un bel posto, devo dire. Via dalle palle! Bravo Leon, ci piace così. Oh cacchio, dinamite. Cacchio. Spray medico. Aspettate che mi devo togliere da questa situazione perché... Togliamoci da qua e cerchiamo di capire il da farsi. Però dai, il senso... Oh! Di sentirsi così braccati è bello perché... Comunque te li senti tutti dietro che ti inseguono. Quindi in teoria dovrei tornare indietro. Ok, ho trovato pure il medaglione, quindi sto tornando indietro per metterlo in quella porta che avevamo visto. Veramente una parte abbastanza complessa, devo dire. Guardate Leon che è stramorto. Ricorda che sparare far benvenuto. Vediamo se c'è qualcosa, se riesco a comprare qualcos'altro. Ruotiamo di avere. No, ho sbagliato. La stessa forma dell'aquila. Serve per aprire questo portale, vediamo dove andiamo a finire. Una parte abbastanza difficoltosa, mi sono dovuto proprio concentrare per riuscire ad aprire valvola, trovare il medaglione, insomma un casino. Oh. Si prospetta un'uccisione stealth. Puedes correr, pero no te puedes esconder.
No, c'era un altro lì. Vabbè, comunque. Attenzione, che stiamo per creparci. Non riesco a trovare colpi di fucile, perché sarebbe molto utile averli qui e fare un pochino di strage. Tre colpi di pistola. Perché? Perché tre colpi di pistola? Vediamo, da usare un po' il cecchino. Va bene, fermati, ferma. Ok. Ho preso una trappola. Cerchiamo di non prenderla anche noi, perché non sarebbe una buona cosa. Ha preso la trappola, rimane ferma, cecchinata in fronte. Però sì, ma aveva detto il mercante che con una cecchinata in fronte dovrebbero crepare, quindi è un po' difficile mirare perché è molto traballante. Non so se poi magari si troveranno dei perk per riuscire a non far traballare così tanto la visuale, perché è veramente difficile mirare. Siamo un po' con poche munizioni. Io spero che non siano rare le munizioni del fucile da cecchino, perché se no qui siamo nei guai. Trovo tanti soldi, poche munizioni però. Oh, ma è motosega? Infatti, il pazzo io. Via, via, via. Qui ho rischiato come una bestia, c'è questo con la motosega. Pure la bomba c'è. Può essere che ci va lui. Proviamo a entrare. No, da rete. Ok, l'ha bloccato in pieno. Ma da dove si va? Vai via. Certo. Oh, ti ha preso pure una bomba in faccia. Ovviamente mi concentro più su questo, una bomba. No, l'ho sprecata, è morto. Che stupido. Vabbè. Smeraldo. Potevo prendere qualche colpo volendo. Ma non me ne fa trovare. Allora, qui non si può entrare. Quindi vediamo la via alternativa. Ma si passa, c'è una strada nascosta. Vediamo se mi posso fare i colpi del fucile a pompa. Sì, beh, 6 colpi di fucile a pompa. Mi sento più sicuro. Cerchiamo di non sprecarli per quanto possibile. Ma non è facile, perché certe volte io mi trovo in situazioni di confusione e quindi sparo alla grande senza guardare niente. Bella casa. Chi è questo? Infine carne alla mia carne, sangue al mio sangue, vabbè. Sarà l'invidia di tutto il vicinato. Sblocchiamo la porta. Piccola chiave. Ah, questa è quella forse che apre quei cassetti. Vecchie foto. Cassetti quelli segreti, possibilmente. Andiamo al piano di sopra, dovremmo trovare qualche indizio per aprire. Sento dei rumori che non ci piacciono per niente. Devo dire che quella parte lì mi sono trovato in difficoltà, però non sono morto, quindi dobbiamo essere contenti. Grano pregiato, porcaro il maiale, bambino, grano porcaro, bambino, in quella cosa. Andiamola a mettere prima ce lo dimentichiamo. No, già abbiamo sbagliato strada. Allora, grano.
Allora, grano, porcaro bambino. Grano. Porcaro sarà questo. Bambino. Ok. Che c'è di bello? Una sfera. Chi è? Togli dalle palle. Ma da dove è spuntato questo? Che palle. Se mi mangio l'uovo che succede? Ah, riprendiamo la vita. Molto bene. Questo che cos'è? Ah, queste possono essere usate per creare i colpi del cecchino. Buono a sapersi. Allora, mi ho trovato una sfera, vediamo dove la dobbiamo mettere. Qui. Oh, finalmente l'ho fatto dopo un secolo. Difficilissimo sto enigma, veramente. Dove siamo? Mamma mia, difficoltà. Allora, vediamo qui. 10 ottobre. Il clima ultimamente è strano, il grano appassisce e le mucche dimagriscono. La nostra gente mostra i segni della fame. È vero, ci mancano risorse per lavare i campi, ma dobbiamo obbedire al Lord Saddler. 30 persone morte di fame, 5 mucche verranno macellate. I patriarchi si riuniscono per sorteggiare altri 6 prescelti, quindi sceglievano le persone per trasformarle. Due stranieri che si erano presi da persi vagavano nel villaggio, li abbiamo portati all'altare e li hanno trasformati pure. Molto bene. Cassetti, niente. Munizioni. Qui che abbiamo? Oh, che c'è qui? Cos'è? Passaggio segreto. Come si ci va? Ah, mi serve qualcuno per andarci. Mi sarebbe piaciuto, secondo me c'era qualcosa di molto utile. Oh mamma mia, di nuovo questo. Qualcuna che forse conosciamo. È una specie di prete come vestito. Quindi abbiamo scoperto di essere praticamente infetti. Sì, certo, salviamo. Quindi abbiamo scoperto di essere praticamente infetti. E niente, adesso vediamo cosa succede. Abbiamo però trovato la chiave questa qua segreta per aprire la porta quella là di ferro che era chiusa. Vediamo che succede. Nido Condor 1. Ho trovato delle informazioni su Luis Serra. Sembra facesse il ricercatore per l'Umbrella. Umbrella? Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Da un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Ok, leggiamo questa cosa su Luis Serra, quindi il tizio che era dentro il sacco.
Il nome Luis Tenente appare per la prima volta il registro degli studenti dell'università. È impossibile trovare testimonianze antecedenti, incluso un certificato di nascita. 28 anni? Ma io gliene avrei dato 50. Dopo essersi laureato, è stato assunto al Dipartimento della Umbrella, dove ha brillato guadagnandosi l'apprezzamento dei suoi colleghi. Ha preso parte allo sviluppo di diversi medicinali da banco, la cui produzione è cessata ancora prima che fossero messi sul mercato. Anni dopo, Serra ha dato le dimissioni. Dopo l'incendio, le forze dell'ordine e il governo hanno tentato di rintracciare chiunque avesse legami con l'Umbrella, ma nonostante le ricerche intensive, non è stato possibile localizzare. Medicinali da banco. Dubito fortemente che l'Umbrella sprecherebbe uno dei suoi talenti migliori per la produzione di antiaciti o creme di bellezza. In effetti, sì. Quindi lui Serra lavorava per l'Umbrella. A me sembrava un cowboy, a dirvi la verità. Comunque. Ci vediamo nel prossimo episodio, andremo verso la chiesa.